Fratelli e non, buonasera a tutti. Donnarumma, ma vai a dormire! Fallito! Va bene, mi calmo. Dai, ma come si fa? Ma come si fa a fare un errore così? Ma che portiere sei? Ma da che buco sei uscito? Ma per piacere, dai, regalare un derby così al 93esimo minuto su un'uscita che non ha un verso. E poi questo qui sarebbe il futuro Buffon, il portiere che deve ricoprire la nazionale. Dai, ma per piacere, ma per piacere, per piacere, per piacere. Mamma mia, che, ma, è questo, ma il fatto è che questa gente gioca in Serie A. Gente che prende 7 milioni, 6, 7 milioni di euro l'anno. Ma dove vai? Ha fatto bene la Juventus. Ha fatto. Se il Milan fosse oggi come oggi, dopo un errore come questo, a parte che se io sono allenatore lo metto per un mese in panchina, gioco con suo fratello anche se non vale un quarto. Se sono un dirigente del Milan e poi telefono a Raiola, gli dico: senti Raiola, quant'è che vuoi per questo qui? Se gli diamo alla fine dell'anno gli diamo 1 milione di euro all'anno, ti va bene? Se no te lo puoi anche portare via. Che portieri come Donnarumma in Italia ce ne sono di più bravi, anche per quello che ha fatto vedere fino adesso. Perché fino ad oggi Donnarumma, che io anche io pensavo almeno fino un anno e mezzo fa, pensavo di poter dire forse di aver davanti un portiere con gli attributi. Ragazzi, ma ha fatto una marea di errori, quello di stasera è un errore. Dai, cioè, guarda, credimi, Donnarumma cambia sport. Veramente, cambia sport. Cambia sport, vai a vangare, fai più bella figura. Non puoi regalare un derby al 93esimo, un'uscita a farfalle che non ha un verso a 12 metri dall'area, ma dalla linea di porta. Ma che senso ha? Ma cosa vuol dire? Mamma mia, ragazzi, io quando vedo queste cose, guarda, a me mi passa veramente la voglia. Allora, parliamo della partita. Dunque, l'Inter, il derby l'ha vinto e sono contento che l'abbia vinto e sono contento per Donnarumma, perché un portiere che si fa fare un gol del genere in un derby, che è la partita forse la più importante della stagione, perdi un derby per un tuo errore, una bufalata del genere, a 30 secondi dalla fine della partita, te ti devi soltanto andare a nascondere. Punto e stop. E basta. Ti devi nascondere. E basta. Perché non esiste. L'Inter, il derby l'ha vinto meritatamente, quindi un Inter che ha meritato, perché già l'Inter doveva finire come minimo in vantaggio la partita nel primo tempo 2-1, se non 2-0. Quindi l'Inter non ha rubato la partita. L'Inter la partita l'ha meritata di più perché ci ha creduto di più, ha lottato di più e il Milan ha dimostrato di meritare ampiamente la classifica che ha. Ha dimostrato di meritarlo ampiamente. Mezza squadra del Milan praticamente non pervenuta, infatti i migliori chi sono stati? I migliori sono stati i difensori. Bravissimo lì, quello spagnolo, che non mi ricordo mai come si chiama, Rodriguez, cos'è, spagnolo, non so neanche se è spagnolo, che ha giocato per me molto bene, ha giocato discretamente bene Calabria, ha giocato bene Romagnoli, cioè hanno giocato bene i difensori, perché davanti il Milan è stato poca cosa, Higuaín non pervenuto. Cioè, voglio dire, ragazzi, l'Inter ha giocato a tutto campo, ha voluto vincere questo derby, l'ha vinto e non l'ha vinto. Poi che gli è andata bene perché ha avuto fortuna, questo è un altro discorso, ma forse prima meritava di essere in vantaggio, quindi fondamentalmente la fortuna c'entra fino a un certo punto. Il Milan ha perso solo per demeriti suoi, ha perso, perché ha perso, si può dire, no, stasera, che il Milan ha perso per demeriti suoi, dai. Ma sta scherzando, ma ragazzi, ma in una partita come questa tu non puoi fare un errore del genere. Cioè, ai Icardi gli hai detto to fa gol, gli hai spalancato la porta. Ma come si fa a fare un'uscita del genere all'ultimo secondo di una partita di un derby che è la partita più importante della stagione? Ma dai, ma andate a dormire, va là. E poi parlate di grandi campioni, il grande portiere del futuro. È andato via un portiere con Buffon. Buffon era un portiere. Sì, che Buffon è stato un portiere, il tre che questo. E poi tutti i milanisti, ah, perché noi ha visto Donnarumma è rimasto. Io pensavo di Donnarumma, io l'ho visto un anno e mezzo fa che lo vedo, ha fatto una serie di errori, ma ci sta la gioventù. Questo non è un errore di gioventù, questa è una stupidata. Come
Questa è una stupidata grossolana, grossolana. Su, ragazzi, ma mi passa anche la voglia di commentarle queste partite. Veramente, perché fondamentalmente non era stato nemmeno un bruttissimo derby da parte dell'Inter. Il Milan, devo dire, poca roba, perché il Milan merita ampiamente la classifica che ha. Anzi, forse vedendolo così c'è anche qualche punto in più di quelli che meriterebbe. Dai, ma dove vuoi andare? Ragazzi, il Milan ha prima di tutto bisogno di una cosa. Il Milan prima di tutto ha bisogno di un allenatore vero, che non sarà mai Gattuso. Io, con tutto il bene che voglio a Rino, perché io a Rino gli voglio un bene particolare, ma non è un allenatore di calcio, non può fare l'allenatore a questi livelli qui Rino Gattuso. Non puoi andare a giocare contro l'Inter quasi non giocando, facendo la figura di una squadra sbarbina che si deve salvare. Su, l'Inter, se vogliamo dirla tutta, ha giocato quasi per 60 minuti in difesa, 70 minuti in difesa. Su, Higuain ha tirato due volte in porta, due tiri ribattuti. Çalhanoğlu ha tirato tre volte, una volta alla mezza ciabattata, due volte ha tirato alle stelle. Dove vai? Su, ragazzi. L'Inter ha meritato di vincere questo derby, punto. L'ha meritato tutto perché doveva vincerlo da prima. È chiaro che dispiace. Cioè, gli interisti in questo momento stanno godendo da paura, come se avessero vinto una finale di Champions, e ti credo. Anche noi abbiamo vinto dei derby all'ultimo secondo, però perlomeno li abbiamo vinti su meriti nostri, non li abbiamo vinti su dei demeriti dell'altra squadra. Su, il Milan gli ha regalato, ormai ha portato in porto uno 0-0 che non sapevano nemmeno loro come avevano fatto a ottenerlo, lo 0-0, e poi per colpa del tuo portiere perdi un derby così? Io, se sono un dirigente del Milan, domani chiamo Donnarumma e gli dico: senti, tu da passato domani in poi prendi 2 milioni all'anno, ti vanno bene? Se non ti vanno bene, a gennaio puoi fare le valigie. Dai, ma per favore, su. Ma ragazzi, ma vi rendete conto quanti portieri ci sono in Serie A che potrebbero fare la figura di quanti ce n'è? Uno ce l'ha la Juventus, Perin, Sorrentino è meglio di Donnarumma. Sorrentino è meglio di Audero non vale Donnarumma? Dai, su, ma ragazzi, cerchiamo di essere un attimo un pochino, per cortesia, dai. C'ho il nervoso io per i dirigenti del Milan, guarda. Dai, per piacere. L'Inter che ha colpito una traversa, i gol annullati, per carità, io non ho niente da dire, perché secondo me i gol annullati sono stati annullati giustamente entrambi. L'Inter è entrato in campo per vincere la partita, il Milan è entrato in campo per poter portare via un pareggio, non certo per vincere la partita, perché non ci sia un milanista stasera che venga sul mio canale a dirmi che il Milan è andato in campo per vincere la partita, perché stasera il Milan ha giocato per non prenderle, ha giocato una maniera. L'Inter, se il Milan stasera non avesse avuto Biglia nel mezzo del campo, se non avesse avuto Biglia, il Milan avrebbe preso 4 gol stasera. E gli sarebbero pure stati a pennello. Stasera un Biglia sontuoso, a parte il fallo, che poi io sinceramente, sì, si saranno scontrati, ma io tutto sto fallo di gran cattiveria nei confronti di Nainggolan non l'ho visto. Comunque, adesso lo andrò a rivedere, ma a me mi sembra che nell'azione la caviglia di Biglia si sia girata e non l'abbia colpito così bene. Poi dopo Nainggolan si sarà anche rotolato, non so cosa abbia fatto, ma io tutta sta cattiveria in sto fallo di Biglia su Nainggolan non l'ho vista personalmente. Comunque, a parte questo, un Biglia sontuoso, ripeto, se il Milan non avesse avuto Biglia a centrocampo stasera avrebbe preso 4 gol, questo è un dato di fatto e nessuno può obiettare il contrario. Nessuno può obiettare il contrario. Una cosa che non ha ragione d'essere, veramente non ha ragione d'essere. Ma basta, non serve neanche fare i commenti. Poi si dice di Icardi, Icardi, però quando c'è da far gol lui c'è, te mettila come ti pare, parla con quello che vuoi, però intanto c'è il gol che arriva, la pallettina lì lui te la butta dentro. Errore, non errore, meriti, demeriti, lui però c'è sempre e tradisce raramente. Quindi molti, soprattutto alcuni youtuber che parlano contro Icardi, se andassero a dare, per piacere, va là, dai, lasciamo stare, su, per favore, una partita ormai portata in porto, perché ormai lo 0-0 era lì, era fatto, e te vai a prendere un gol come quello con un portiere che ti fa un'uscita a 10 metri dalla linea di porta, andando a far falle dicendogli: toi Icardi fa gol? Dai, ma per piacere.
Ma per piacere, per piacere. Inter Milan 1-0, Icardi al 93esimo su papera colossale, 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 una papera colossale di Donnarumma, colossale e vergognosa di Donnarumma, il portiere della nostra nazionale. Io se sono Mancini dopo un errore come questo, Donnarumma lo rilevo in panchina, metto Perin da subito in nazionale, già dalla prossima partita. Io non ho mai visto un portiere fare delle cappelle come queste qui, ai nostri portieri italiani in giro per l'Europa. Non ho mai visto fare cappelle come queste. Queste sono delle papere colossali, colossali e vergognose. Ciao.